Papà, come nascono i bambini? Adesso. Oddio, all'improvviso queste domande. Come nascono i bambini? Vabbè, innanzitutto leviamo i luoghi comuni, le solite cose che si dicono, quelle da cicogna, cavolate. I bambini nascono, allora, c'è il fiore. E il fiore che fa? Il fiore, cioè il polline che vola su una macchina. La macchina fa, pende e va veloce veloce verso il mercato. Ma quale mercato? Via qua, mi ha insegnato già la nostra scuola. Ah, è arrivata Piero Angela. Niente, lo dico io. Ah, dio te, Piero Angela, vai. Io stavo a dire, piano piano ci è arrivato, è il mercato, era arrivato quasi che... Oddio, Ilaria, papà mi chiede se fatta, fare in pagliaccio. Basta che trucchi, basta, adesso li mettiamo a posto, ora devi lei. Avevo detto devo salli però, 5 minuti e basta, poi li posiamo. Mamma, papà mi metti i cartoni? Oh, cominciamo, sto vedendo la partita, 5 minuti, dai, quasi finita. Dai, per favore. Già sa che va questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai, e ogni vita lo sa che rinascerà il sole. Che stai a fare? Vita sarà. Che sto a fare? Sto a mettere a posto, sto a mettere qua, stava a cantare, stava lì. Ciao Maria. Buonanotte. Papà, mi racconti una fiaba che sennò non riesco a dormire. Veloce veloce però, Tanto tempo fa c'è una principessa di nome Cenerentola. Ma so essere io Cenerentola. Tu sei Cenerentola, va bene? Che mo questa Cenerentola c'ha 7 nani in giardino. Ma sti nani stanno sempre a litigare con i 3 porcellini. A quel punto, tutto arrabbiato, viene Aladino che dice: ah, io rubo i ricchi per dai poveri. Ma che succede? La strega cattiva, che si chiamava Clotelia Demon, litiga con la principessa. Ma poi arriva il principe azzurro e si è portata via. Quindi mi porta via il principe azzurro? No, che te salva, perché il principe azzurro stava su raccordo con la carrozza e si è bucata la roda, è arrivato papà, ti ha salvato e ti ha portato a casa a dormire. Papà, ma sei sicuro che finisse così? E te dico di sì, ma ricordo bene, mica... Ah papà, un mio compagno di classe mi ha chiesto di fidanzarmi, per te va bene? Che carino, dai, è una bella notizia questa. Ma a me qual è il problema? Ah, quindi non c'è problema? No, qual è il problema? Amore mio, ma tanto noi cambiamo scuola, cambiamo paese. O almeno fammelo salutare l'ultima volta. No. Non ci pensa proprio, scordatelo. Ah sì? Allora io esco lo stesso. Oddio! Papà, che è successo? La Madonna è uscita. Perché non è andata? Oh, mette da domina! Buh, 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 buh.